Signori, buongiorno e ben ritrovati su VG Crew. Allora, finalmente spero, oggi andiamo a terminare Dead Cells. L'altra volta ci abbiamo messo così tanto per non completarlo. Ci è voluto così poco per non completarlo, che un po' sono rimasto, anzi, un bel po', con l'amaro in bocca. Allora, oggi spero vivamente di... bello questo. Riuscire a terminare questa sfida. Allora, che armi prendiamo? Devi prendere queste. Ok, faccio giusto così questo cambio tattico. Ah, tecnica è sempre quella. Sanguinamento, vediamo il sanguinamento. Oh, questo cibo bisogna per forza prenderlo. Oh, già iniziamo con un'elite. Proprio bene. Oh, già il coltellino è una grande arma. Sarà la nostra fonte di guarigione. Senza il coltellino, raga, non possiamo andare. Molto avanti. Allora, ok, facciamo pam pam e facciamo così. Le armi migliori restano sempre la lama ben bilanciata, l'osso in realtà non è male, però. Ovviamente leggendo la mannaia ho capito come si raccolgono le munizioni, basta uccidere mostri. Ok, stiamo andando alla grande, qua ci sono le fogne. Qua si può continuare. Di qua non posso andare. Madonna santa, oh. E ce li ammazziamo così. Dobbiamo fare praticamente subito i pugnali leggendari. E così ogni volta che uccidiamo qualcuno, il sanguinamento viene trasmesso all'altra persona. Oh, armi. Oh, mai quello che voglio. Cazzo, che merda. Ok.
La padella... No, ti prendo. Ah, qua abbiamo finito, mi sa. Ok. Come potete vedere, basta dare un pugnalino, colpi, 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 e il gioco è fatto. Ok, mi manca soltanto laggiù. Ah, oggi se riusciamo a finire il gioco, mi piglio anche il primo DLC, che è Return to Castlevania. Che tanto ho letto che non servono gli altri DLC, nonostante sia l'ultimo DLC uscito, ma è quello più succulento. Quindi ha molto senso prendere quel DLC, secondo me. Allora, mischia come prima cosa, mi raccomando. Cerchiamo di qui il problema sono proprio questi che non fanno altro che lanciare bombe dopo bombe. Ah, bello perché se mi attaccano si congelano. Troppo. Così. C'era una. Sono perfette perché raga si congelano, si possono tranquillamente curarci perché usando il sanguinamento. Merda se non abbiamo vita, ragazzi. Vedete? Dobbiamo cambiare quest'arma, ragazzi. Purtroppo non mi fa impazzire. Oh, qua c'è del cibo. Così. No! Possiamo vendere. Cazzo è sto stronzo di merda? Quanti cazzo di mostri ci sono qui dentro? Perché è lenta all'inizio la mazza, cioè l'osso, poi dopo diventa devastante. No! Ma dai! Il cazzo!
questo attacco di merda! Ma che lo fai? Pulizzante! No, raga! Madonna! Vedi quell'arma di merda che fa schifo, fa schifo! E posso più di sti mimic di merda, però, eh. Cazzo, prima manco uno ne usciva. No, l'ho venduta. Dio merda, vedi quando iniziò a porco Dio incazzarmi? Vaffanculo, vaffanculo. Poi il potenziamento di idrogeno non me lo dà. Vedi che buggato, puttana. Eva. Dai, cazzo, ho già delle armi decenti. Dio, che palle. Facciamo così. Vediamo se si sminchia il tipo. Oh. Ciao, si bugga sto pezzo di merda. Non mi dà d'arma. Gli alieni fanno. Dio! Tu, pezzo di merda! Oh, ma quanti cazzo me ne metti? Madonna, sa! Devi mettere un po' di più di quei mostri del cazzo. Rivela segreti nei muri? In che senso? Oh! Tua! Ho ammazzato quelli! Madonna santa! Rompi palle fino alla fine. Ancora. Ok. Oh, guarda là. Ah, voglio un attimo vedere questi. Guarda. Oh, madonna sta. Molto bene, siamo arrivati anche alle 30 uccisioni. Incredibile, ma vero. Su. Molto, molto, molto bene. Ya. Yeah. Vedi quante me ne perdo, per esempio. Probabilmente adesso con la caverna posso rintracciare immediatamente la chiave che mi manca. Interessante. Già quello. Guarda. Vaffanculo. Riesco a spendere 2700 così. Almeno so che non è un mimic. Pure attraverso quelle porte.
Direi che abbiamo ammazzato tutti i mostri. Mi serve soltanto il coltellino, che non riusciamo mai a prendere perché ho già finito i soldi. Ho già finito i soldi. Ma sempre queste cagate! 4-2, che palle! Abbiamo pure 60 di kill. Paolozzo con un'arma scabrosa. Ah, le bollenti, guarda lì, maledetti. Allora, laggiù c'è l'impatto, ma mi costerà. Lassù vado là. Ok, mia figlia. Oh, questa la prendiamo. Che ci potrebbe servire. E si va. Allora. Beh, prima l'ho messo meglio, secondo me. Però, a sto giro... voglio bollente. Ah, no, viola infiammabile. Sto olio bollente, allora, ragazzi, non so... quale cazzo si chiede in tedesco? Pensavo fosse l'ampolla, che così almeno si dice ah, ampolla, figa. Facciamo solo quello perché comunque ci serve un po' più di danno. Qua c'è la mia gattina bellina, bellissima gattina. Ok. Incremento di ciao. Perché finché non arriviamo ai bastioni. Questo come prima. Ah no. Sto giro mi mette tutti i nemici, eh? Bastardo. Dai, come buttare via quest'aura? Non ci cazzo credo. Le pareva. Dai! Dio, muori! Vaffanculo! Porco due! Dio santo! Qui merda di fantocci, ma quanta vita hanno poi? Oh Gesù! Oh! Affanculo! Merda! Kaboom! Guarda cosa c'è là. Rompermi il cazzo. Madonna santa.
Questo si ammazza con i barili. Dai, dai. Dai, dai. Olè! Ma dai! Ma cos'è successo? Ah, raga, ma porco due! Madonna, ancora queste merde di robi! Bambino. Sa mica fare. Continuiamo così. Voglio non cagare la mia. Se gira sulla nostra parte. Niente, queste non ci piacciono. So manco che cos'era. Malessere continua a propagarsi senza sosta. E che mi deve rompere il cazzo? Basta! Dio porco! È impossibile, impossibile! Come faccio? Vaffanculo, vaffanculo! Oh, ma me la dai quella roba buona, cazzo! Dio santo, ragazzi! Oh, grazie a Dio. Poi sta merda, vaffanculo. Ragazzi, oggi me la fanno sudare. Bastardi, bastardi, bastardi. Passo più. E pare. Madonna santa. Però quello che mi fa vedere. Ma basta questi cazzo di vermi orrendi e disgustosi.
Se mi colpisco, ma guarda che mi tolgono l'ira di Dio. Oh, ma basta. Posso più. Mi sa che d'ora in poi me ne vado per le fogne. Elite corridore. Ah, no, ma me li trasforma lui. Vaffanculo, va. E non mi danno neanche un cazzo. Che schifo, mamma mia. Facile e indolore, guarda. Mi rompere il cazzo. Ma muori. Oh, un po' di malessere guarito. Cazzo, è successo. Adesso sto iniziando a ingranare. Vedi, una volta che ho messo il pugnalino. Madonna mia. Ammazzo proprio così adesso in poi. Abbiamo finito. E non mi droppa nulla, lassù non c'è nulla. Possiamo andare verso i bastioni. Mamma mia, ragazzi. Il problema è l'inizio. Una volta fatto l'inizio, è tutto in salita. Oh, adesso mettiamo il concatenamento. E poi dobbiamo trovare la lama ben bilanciata più forte. A sto giro lama ben bilanciata più forte. C'è ancora il negozio. Devo sperare in quello. Che purtroppo non toglie un cazzo. Mamma mia quanto danno devo fare per ucciderli. Ok, la porta con il mercante che ci dona, il malessere minore è tipo in fondo. Io questi cose non li sopporto, sono inutili. Inutili.
bisogna assolutamente. Cioè, guarda qui. Si tolgo. Ok. Ah, oh, poi la 10 in su inizia a togliere molto di più, eh. Però quei mostri iniziano ad aumentare. E non ho ancora trovato una moneta meglio di quello che ho. Abbiamo trovato un pezzo di pergamino. Dai! Cazzo fa! Perché alcune volte carica l'attacco? Sto scemo. Cioè, non so perché la domenica mi lasci sempre solo. Che cosa, uno sport. Andiamo in un... Sì, prima questo, va, mi spacca di più. Molto bene. Uno più uno. Preferisco. E... Ah, cosa vuoi fare? Bello questo! Credo che non abbia... La stellina! Con la stellina, alla fine... Genova è tossico o avvelena subito. Mi volevi toppare. Invece... Ti ho accoppato io. Arma leggendaria. No, un altro di questi. Ma dai. Tutto. Ok. Uff. Incendi solo mentre corri. Avviene dice che ti infliggano danni. I colpi lasciano una scia di fiamme dietro di sé. Ma no! Non fa critico, ragazzi. Cazzo me ne faccio. Ma basta! Quanti... Bella Riotto! Mi manca il boss segreto segreto. So quando è iscritto, spero che sia ancora online. Ma ero troppo preso a... Non farmi ammazzare. Ila! Bravo, Rio! Adesso devo soltanto... Non farmi ammazzare da questi! Oh, che cazzo fa?
minchia, diventano invisibili, ste merde. Ecco, guarda, guarda. Bastardi. Ok. Ok, per fortuna ci possiamo curare facilmente. Cos'è successo? Non lo so. Mi sa... Donna, questi cazzo di pipistrelli! Ti giuro! Tutto per... Oh, lo chef quello buono almeno. Meno male. Allora, che c'è il mercante qui, oh? Meno male. Prego. Madonna. Ehi là. Ok. Elite non sei perché di tanto forte, eh? Essere guarito. Ok. Ah, mentre giocavo per cazzi miei, per potenziarmi un po' e capire al meglio quale percorso fare, ho visto che qua c'è una torre segreta. Che non si sblocca sempre da quello che ho visto, ma soltanto a me, per dire, una volta soltanto è successo. Per raggiungerla c'è un mega salto da fare, ma tranquilli, perché al centro di questo mega salto c'è una piattaforma invisibile, quindi voi saltateci sopra così da poter arrivare alla torre segreta, dove c'è un progetto di un arco cinese. Oh, ecco là il nostro mercante. E vabbè, sono prima a tornare in viso così. Si muore facile. Considera che sono alla massima difficoltà, ovvero inferno. In teoria non c'è modo per curarsi. Le uniche ampolle che ho sono quelle e basta. A meno che non pago 20.000 monete al mercante, quello dei paninazzi. Ma per fortuna, col fatto che non dobbiamo più raccimolare chissà quale. No, non ci credo, ragazzi. Mi devo tenere st'arma di merda contro il boss. Cioè, forte, ma ancora debole confronto a tutto ciò che abbiamo. Insomma, dicevo, cazzo dicevo? Ah no, per fortuna non dobbiamo arrivo, ok. Non dobbiamo... Cazzo che non dobbiamo fare, non me lo... Ah sì, non dobbiamo più sbloccare nessun'altra cellula boss. Che ricordo, le cellule boss si liberano unicamente mettendo una cellula e sconfiggendo il boss finale. Fatto ciò, lui ti dropperà la seconda cellula boss. E via dicendo. Ok, il 5 è il massimo. Possiamo equipaggiarci una quarta mutazione, che è il sanguinare, che secondo me è la migliore al momento che ci sia. Speriamo a cambiare un po'. 80% di danno, un bersaglio avvelenato. Abbiamo la nube tossica. Speriamo che basti. Adesso
metterei come mutazione, questo qua. Così almeno ci rifacciamo subito la nube tossica. E siamo meglio forti. Problema è che non posso neanche utilizzare la mutazione, quella della doppia vita, perché mi toglierei troppe, troppe cose buone. Uff, meno male. No, 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 è un po' più lontani. Che adesso lui salterà. Molto bene, noi mettiamo la nube. Così facciamo quasi il doppio del danno. Se lo ammazziamo e no, ma vedi, ma sfiga, che fanno? Perché cazzo, ma questi quanti costumi droppano? Cosa fa? Una vittima affetta a sanguinamento smette anche ai nemici adiacenti. Che è quello che già fa il mio. Ma almeno è più forte. Stamma fa schifo. Possiamo andare avanti. Allora, siamo già all'80% delle armi. Potrebbe essere S. Con l'altro boss. Allora, adesso facciamo. Ah, però se è a 0. Se è a 0 già adesso, no, facciamo dopo. Che palle che devo andare sempre per di qua. Raga, devo cambiare arma. Devo trovare. Cazzo i mercati, qua non ce la posso fare. Là. Cosi, Madonna, sono illegali quando sono forti. Ok, questa porta non si può aprire al momento. Dobbiamo prima sbloccare. Oh, mi sa che. Quando ti prego, ma no! Spero che sia un altro mercante, ragazzi. Non riusciamo mai a finirla qua. Pareva! Piano piano! Perché minchia siamo proprio bassi di pergamene.
Qui si ammazziamo saltando. No. E questa alla fine facciamo così. Ma c'è un frammento di pergamena. Ah, adesso non vi ho fatto vedere, ma dopo lo faccio vedere. Qua c'è una stanza segreta. Dove praticamente... No! No! Ok, mamma mia, 1-1-1. Meglio. Mi dà più vita intanto, ragazzi. Non posso dire che cazzo c'è. Andiamo a vedere. Penso nulla, eh. Oh, ci sono le mosse qua. E penso. Vabbè. Non è mai successa sta roba? No. Gesù. Ok. Che cazzo. Che un cazzo. Oh, 2-1 preferisco. Meno aumentiamo il nostro danno. Ah, per niente. Semplicemente dei mostri per romperti il cazzo. Mi piace come ragiona questo gioco. Ah, c'è la porta lì. Minchia, se mi piace perdere tempo. Allora, andiamo su. E... allora. Oh, ma che cazzo! Ma quanti! Vieni qua! Sono di merda che c'è lì! Ok! 1-2 non mi piace. Guarda, 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 guarda. Guarda quello lì. Come deve rompere il cazzo. No, io raga, cioè, non ci credo. Basta un bombarone di merda con dei mostri del cazzo che non ti fanno fare nulla. Ok. Allora, mettere qua. Ah. No, vabbè. Ah, va, va, va. No! No! Adesso quella merda lì! Madonna santa! Puttana Eva, signori! Perché sta cosa di merda, no? Deve rompere il cazzo! Ah, beh, mica c'è tutta la roba là.
Ah, muori per la comunità. Ok. Allora, prima cassone qua. Ah, quel cassone. Ah, poi bisognerebbe andare laggiù. Vabbè, intanto andiamo per di qua. Abbiamo 30.000 monete. E ancora non so se riuscirò ad avere un'arma più forte di quella che ho adesso. C'è un mostro qua. No, oh, questo schifo. Ti prego. Voglio un negoziante, sì, oppure un'arma meglio. E pareva porto due. Dai, quelli. Quella! Oh! Dio santo! Niente, quando bisogna iniziare a giocare duro, perché sennò qua. Ok. C'è rotto il cazzo. Tu che ti trasporti. Panne. Panne. Tu cazzo vai. Ok. Oh. Oh. Santo Dio. Bello schifo di cas. No, vabbè, devo farmi tutto il giro, minchia. Perdi qua. Ma però abbiamo già fatti tutti, no? Fatti tutti, ma no! Se ti muori col veleno, ti prego, perché ho sanguinamento, che non ne posso più. Mamma mia, una condanna quei fosi. No! Ragazzi, nelle loro domande è così. Folletto! Quei coltellini sono in realtà molto deboli, perché sono ai primi livelli ancora di quei coltellini. Ma Gesù santo quanto fanno male. Qua non c'è un cazzo che cosa me li messo a fare. Ah, perché c'è... Ah, zona di combattimento. Ah, forse... Quando c'è lui mi dice che c'è il mimic. Mm.
perfetto. Quindi se c'è il Mimic ci sarà adesso. Ti prego. Padella non c'ha. 5700. Vomito. Ti tolgo uguale. Ma va fa. Ma cosa vuol dire? Qua sono 39, sto. Proviamo a vedere. No, ma te pareva. Sto coso che attacca 18 volte. Ma vaffanculo, va. Ne posso più. Poco ci godo. Dio! Lo schiaccio quello stronzo. Allora, cazzo sto andando. Torno indietro, devo fare l'elite. Qui basta un elite messo male. Come cazzo quei uccelli di merda. Porco due per... grazie a Dio, grazie a Dio. Esiste qualcuno... Era ancora la prima arma, ragazzi, era l'arma base praticamente. Mamma mia, se finivo il gioco con l'arma base mi baciavo il gomito. Sepolcro dimenticato. E qua che cazzo c'è? Assolute, no, abbiamo finito. Ho fatto battere così potevo fare 60 e invece no, perché sono stronzo io. Riforge, allora, questo fa sanguinare. A zero questi, concatenamento, mischia e desiderio. Ora mi servono i coltellini leggendari, perché tanto la lama ben bilanciata leggendaria che sì, molti più danni, ma meglio i coltellini che avvelenano tutto, come fa sia la nube che i coltellini. Infatti tanta roba, tanta cazzo roba. Ah no, la faccio. Scalinata. E che cazzo è? Dove vuoi andare? Ok. Primo mercante della giornata. Ah, oh, maledetto. Provi questi mercanti merdosi. E che sono i primi due. Le abilità o le armi da cazzolaccio. Oh, ricordiamoci che se li se gli do il sanguinamento, faccio più male. No, bastardo denato. Elite, addirittura. Così me lo dici. Quello lo vorrei ammazzare. Affanculo. Non mi già, non mi droppano nemmeno niente. Diventano elite e non ti droppano nemmeno niente. Le padelle nunchaku. Merda, le padelle nunchaku contro il boss finale
sono molto meglio. Dio santo, questo, prendi questa merda di roba. Chi è che vuol venire qua? Ah, devo mangiare. Oh, grazie a Dio. Un altro ancora. Oh, tutti coglioni, eh. Eccoli. No, che vedo. No, mi ha fatto le padelle nunchaku leggendarie. Sono un pollo. Merda, mi ero completamente dimenticato. Non ci cazzo credo. Punto, fammi un attimo andare qua. Perché qua. C'aveva questo. Ah, sono più forti. Mi manca da finire qualche mostro. Via, perché metti quello che c'è. Mamma mia. Oh, ah, ecco, cosa devi fare? Elite, secondo me. Se non ammazzi abbastanza in fretta, ti trasforma in mostro elite. È un problema, eh. Credo che abbiano un botto di vita, ma. Eccola! Ok. 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 Sta di qua. Quattro, madonna santa. Pensa a quello rosso, puttana. Devastante se l'è stato. Mamma mia! Cazzo di treno! Abbiamo pure gli azzannatori! Sono proprio loro, sì signori! Andiamo qua prima a sinistra, ormai ho continuato qua. Ora, oh! Bello questo posticino! Ok. Ok. Io non ci cazzo credo. Ma no!
problema è che qua se devo andare tipo, mannaggia a me che ho basta andare veloci. Questi penso che mi daranno il progetto quello del, c'è una un attacco a distanza, sì che uè, non so neanche io che cosa è successo. 2-1-1 va benissimo. Mania, che palle! Quel coso enorme che si teletrasporta, oh! Comunque penso che riesco a battere tutti i boss a parte la guardiana del tempo, ragazzi, è impossibile. La guardiana del tempo senza subire danni è impossibile, secondo me. Cioè, bisognerebbe andare lì super skillati. Ma cioè, super è a dir poco poco. E con 5 6 colpi falla fuori. C'è un malessere che aumenta di dismisura. Mannaggia a me che ho preso quelle cazzo di padelle. Signori, siamo alla fine. Cioè, fine. Ho alzato la porta per il boss del piano, ma sicuramente c'è ancora qualche pergamena a zonzo che ci manca. Quindi la nostra avventura continua. Oh, già, ehi, vedi, guarda qua. Mamma mia, sapevo io. Troppo, troppo. Duro. Uff. Madonna mia, mi aspettavo quello lì. Ci godo. Che che? Bastardo. Dov'è? Che cazzo faccio? Ok. Sì, voglio... Ma che si rigenera? Molto bene. Però sono trappole abbastanza fastidiose. Un'altra pergamena. Siamo a 22, ragazzi. Dovremmo essere a 26. Ok, molto facile. Più 40% di danni. Solo cazzo. Ma mi piace troppo fare pap. Ok, abbiamo finito. Poi per diminuire il malessere dobbiamo uccidere anche tutti i mostri del piano. Oh, mercante, ma ci siamo, mercante. Ah, merda, io questa cazzo di chiave.
Chiavi di corato, dove cazzo si trova? Sanguinare causa avvelenamento. Invece che inviarla agli altri. No, non mi piace. I coltellini fanno 15% di danno in più. Questo genera uno scudo, non me ne faccio un cazzo. Allora, là c'è un pezzo di pergamena e là c'è una pergamena intera. Prima qua giù. Spero che mi avrebbe colpito, ma tanto comunque 60 kg non l'avremmo fatte. Abbiamo. Oh, lì c'è un mostro. Mi sono perso, cazzo! Andalo a uccidere. Neanche uno di quei mostri dello scenario. C'è la mia statua. Bene, ci posso andare. Eila, disintegrato. 2-1-1, 2-1-1. La picchiata che si abbassa per spargere l'olio, la picchiata che si brucia il terreno. Avvelenamento, avvelenamento. Aguzzare la vista che potrebbe esserci nascosto. Nulla. Secondo me la chiave è là. Insieme a quell'osso c'è anche la chiave. Provo ad andarci anche dell'ultima volta, sto pigliando di santa ragione, anche perché devo fare. Così, perfetto. Così, vado su. E perché non avevo ancora la cazzo. Madonna santa! Mi girano male sti cosi, oh! Ragazzi! Andiamo. Tanto da quello che c'era dentro, non fai un cazzo. Uff. Allora, non so se usare l'ampolla per sicurezza. No, dai, tanti primi colpi riesco a mandare a segno senza problemi. Le palle dell'unciaco ci servono per il boss in teoria finale, che è la mano del re, che
Che poi a sto punto non è il boss finale finale. Oh, che cazzo cavi. Ok, molto bene. Prova. Salta. Ok. Molto bene, molto bene, molto bene, signori. Di nuovo il gigante è fatto senza subire un danno, mamma mia. Troppo cazzo forte. Adesso possiamo vendere. Qui abbiamo una nuova pergamena, lo scudo possiamo vendere. E invece che il castello alto picco andiamo direttamente dal boss finale. Tanto 24, siamo abbastanza bassi di pergamene, ma nonostante ciò non cambierebbe nulla se facessimo prima il castello alto picco. Quindi senza leggendario sanguinare causa avvelenamento, bello, molto molto bello. Ok, sappiamo che quelli lì fanno questo. Coltellini danzanti. Come siamo messi? Non so se tenermi la padella o questo, vedi, avvelenamento più 80% di danno e lo brucia. Facciamo così, questa la mettiamo qui. Sì, perché adesso avveleno. Avveleno un botto adesso. Ho i coltellini danzanti e la nube. Partiamo subito con la nube. E voglio che mi abbia preso sta a me. Beh, capite? Il cazzo di padella non c'ha contro il boss. La mano del re, quanto cazzo sono devastanti. Minchia, peccato che mi sono fatto colpire una volta. Mannaggia. Mannaggia. E non riesco a farlo quello lì senza farmi colpire almeno una volta. Oh, signori, finalmente Astrolab, fase finale, ed è un macello qua. Qua è veramente... Ah, non c'è nemmeno... No. Devo usare 400. No, a questo punto faccio un costume. Bello, completo impeccabile da gigante. Questo voglio. Da gigante maledetto. Vai. Sblocchiamo. Sì, perché se sblocco armi mi continuano a uscire armi su armi su armi. Vabbè, il fischietto. Il fischietto, ragazzi, lo posso usare adesso perché è in colore. Oh my gosh. Questo, Madonna Santa, fa i macelli di danni. Ma no. Manderei all'aria tutta la mia strategia. Allora,
Oh, proviamo a mettere veleno e sanguinamento come danni bonus. No. Ah, avvelenamento c'è. No. No. C'è sanguinamento e basta. Ti prego, ti prego. Niente. Lasciamola così perché non possiamo fare altrimenti. Signori, Astrolab, qui bisogna andare con molta, molta cautela ed è un posto dannatamente orrendo. Pieno di trappole, di mostri che volano. Che io mi dico, ma che cazzo vuole? Già partiamo malissimo. E questo è fatto. Ah, un altro. Ok, vedi quelli lì? Quelli bisogna ammazzarli per forza così. Questi non bisogna farli volare. E si iniziano a volare. Oh! Ma mi ha buttato giù il soldino! Mi ha messo qua, che cazzo fa? Ah, quello delle anime. Sì, così hanno uno di vita, mi piace. Lì tolgono un macello di danni. Allora, ecco, ora bisogna ammazzarlo in modo abbastanza bastardo che mi viene a colpire. Ok, c'è un bel negozio, dimmi che è quello che voglio io. No. Voglia di vivere senza mi addosso col malessere. Questo devo dire, cioè, non che mi abbia fregato, eh. Però no, che cazzo hanno visto i miei occhi. C'è una Bibbia. Ok. Ok, prima chiave presa, chiave dell'ascensore. Ragazzi, bisogna prendere non so quante chiavi, tipo tre chiavi. No. Ok. Perché? Fanculo, bastardo di merda. Qua direi che abbiamo fatto tutto molto bene. Allora, preferisco i fantocci che si... Eccoci, siamo arrivati. Proprio qua dovevamo arrivare, ragazzi. Allora, guarda, già mi metto avanti. Allora, di qua non posso andare. Quei piccioni lì, signori.
Ok, ah, vabbè, si faceva così. Io l'altro giorno ho fatto un'altra cosa. Quanto godo! Qua... Ah, mi sa che abbiamo già anche la prima chiave. Mi ricordo se giù c'era qualcosa che ci poteva essere utile. No. Ah, se non sbaglio abbiamo già questa chiave, quindi... Sì, che ne ho. Che palla. Niente, da questo lato qui abbiamo fatto tutto. Dobbiamo andare dall'altro lato. Beh, qui come minimo te lo prendi solo armi leggere. Questo scudo lo voglio. Esperimento fallito, diventato... Dio. No. E ti prego, ti prego. Fanculo. Fanculo. Mamma mia. Uff, quelli nemici invisibili, no, quelli nemici invisibili. Lascio proprio la Bibbia. Ok, ok. Non faccio nulla. Là. Allora, là c'è il boss con la chiave. Ah, è sempre lì il passaggio segreto, quindi mamma mia. Passaggio segreto, ragazzi, è super rischioso. Mi manca un mercato, sbaglio. Ah, lassù, no! Devo assolutamente andare laggiù io. Chiave di Allen, ecco. Vado prima qua. C'è una pergamozza e più 18.
Allora, adesso andrei prima là, che altrimenti si annella mia. Qua ci sono tutti i cazzi di disegni e quant'altro che abbiamo già visto. Come faccio a schivarlo per quello stronzo di merda? E guarda, giusto perché non voglio rischiare nulla, che cosa è successo? No, non sentivo quella merda. Ok, che dopo ci andiamo per di là. Ok, direi che abbiamo bello che è finito qua. Sono i mostri giusto là dentro e qua non c'è nient'altro. Ora andiamo qua. Mamma mia. Che cazzo è successo, raga? Mio Dio! Mo morivo come un pollo da quelle trappole del cazzo. Ok, abbiamo le tre chiavi. Momento. Vicina. Sì, scusa. Eccomi, allora, lì dobbiamo studiarcela bene, così. Ok, un po' di vita mi è arrivata. Molto bene. Dai, ti prego. No. Sì. Dio me, da lui che si arrampica come un cazzo di pezzo di merda. Madonna santa. Qui è il momento peggiore, peggiore. Sono solo cazzo di trappole. Ok, sono tornati a full vita.
Madonna santa! Ma quel coso! Cazzo, ma chi l'ha inventato? Cioè, è impossibile da abbattere! Ok, qua ci sono i due mostri elite. Che sono sempre loro. Merda. Madonna, quanto godo. Chiave del guardiano, chiave del guardiano. Come chiave del guardiano? Se io voglio andare lì sopra, all'osservatorio. Però come cazzo ci arrivo? Così si sono tolte le tappe. Ah! Ok. Ma... da quanti qua uno apre la porta rotolando? Sì, io porco. Oh. Non mi ricordo. Ok, posso andare giù senza problemi. Carabina Sonic. Oh mio Dio. Figa. Boh. Abbiamo fatto tutto qua allora. Osservatorio. Se vado al boss, ragazzi. Madonna, se muoio dal boss, bestemmio in aramaco antico. Ho due ampolle. Poi in realtà mi posso curare la bestia. Un'ora di gioco. Ah, c'è neanche... Ah, ovviamente non c'è. Non so se a sto punto devi in un chaku, cioè le padelle del chaku o no. Proviamo così, è buono. 28, mamma mia. Però più quelle 4, no? In teoria. No, 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 perché te le segna già. Sguardo alle stelle, raggiunge per la prima volta l'osservatorio. In realtà è una sensazione incredibile, non ho mai provato nulla di simile in vita mia. Fai il bravo e portami ancora un po'. Ti rimando indietro. Il collezionista. È ora della medicina. Oddio. Non ci credo! Ma che cazzo è? Impossibile. Porco demonio. Meglio le palle di un ciacolo. Vaffanculo. Signori, oggi pomeriggio c'è il problema. Bella.